Maxi stangata alla chiesa, dovranno pagare anche gli arretrati. Prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Grazie! Rimani fino all'ultimo, perché abbiamo una domanda per te. L'attuale governo Meloni si trova in un vortice di questioni spinose da affrontare, e tra queste emergono le sempre dibattute tasse. Questo argomento non solo è un rompicapo per i cittadini comuni, ma genera un clamore ancor maggiore quando coinvolge la sfera ecclesiastica. È noto come ormai sia difficile separare le questioni fiscali dalla Chiesa, e la discussione sul presunto mancato pagamento delle imposte da parte della Chiesa si protrae da oltre 15 anni. In un periodo turbolento, sia a livello nazionale che internazionale, emerge un tema che suscita un'enorme preoccupazione riguardante le tasse ecclesiastiche. Questa situazione ha fatto rumore, tanto che i vescovi hanno espresso in una lettera inviata alle alte cariche della Conferenza Episcopale Italiana una forte inquietudine circa l'IMU. La stampa si è fatta carico di svelare tutti i dettagli di questa situazione che coinvolge il segretario generale della CEI, Giuseppe Baturi. La domanda che sorge spontanea è: perché questa preoccupazione così evidente all'interno del contesto ecclesiastico? La risposta si evince dal contenuto della lettera, in cui si evidenzia che diversi enti ecclesiastici hanno ricevuto notifiche inerenti a un provvedimento della Commissione europea del 3 marzo scorso. Tale decisione riguarda il recupero di aiuti di Stato concessi sotto forma di esenzione dall'imposta comunale sugli immobili tra il 2006 e il 2011. La Segreteria Generale si sta attivamente interessando alla questione e promette di fornire indicazioni nei prossimi giorni. Nel dispositivo della Commissione europea si parla di un recupero immediato e definitivo, evidenziando l'urgenza di questo provvedimento. Si tratta di una richiesta decisa alla quale il governo è chiamato a rispondere, supportata da documentazione molto corposa. E tu cosa ne pensi? Pensi che la Chiesa debba pagare la tassa IMU sugli immobili? Scrivilo nei commenti. Ti ringraziamo per aver guardato questo video, ti invitiamo a lasciare un mi piace e ad iscriverti al nostro canale.